Riffa e di Raffa sono riusciti a vincere pure questa, però la prestazione non è che sia tutto sto granché, ecco, così e così. Milan 1-0 Empoli, che andremo a parlare in questo video. Prima di tutto, like, commento, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele, che vi costano poco. E con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate, fate? Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifosi milanisti, tifosi empolitani e non, accettiamo l'opinione di tutti. Adesso vado a dirvi questo video. Allora, il Milan vince, sì, questo è vero, però la prestazione è più che rivedibile, perché ok, hanno creato la maggior parte delle occasioni in tutta la partita, e vabbè, però ragazzi, vogliamo parlare di quante occasioni sono nitide? Oddio. Non mi fa impazzire questo Milan, cioè alla fine abbiamo capito che il gioco con Pioli più o meno è questo, poca incisività sotto porta e 1-0. Non so che dire perché sto Milan non mi dà emozione proprio, quando vedo la partita del Milan proprio sembra come che io mi stia addormentando, cioè perché ok, hanno avuto la maggior parte delle occasioni e va bene. Però ragazzi, sbagliano sempre davanti alla porta, porca miseria. Quindi sì, diamo la sufficienza, però io salvo solo il risultato. Non è che si sia fatto tutto sto granché. Ringraziate Pulisic per il tiro sul secondo palo. Secondi, sì. Ma sinceramente tra Milan e Juve non so più chi si merita il secondo posto e più chi non se lo merita, cioè. Due squadre che proprio non hanno gioco, due allenatori proprio non capaci. Vabbè, sono diventati la nuova Juve, visto che fanno anche loro sempre il cortomuso. Salviamo il risultato, ma la prestazione è più che rivedibile. Intanto, al momento, sono secondi a 59 punti. Però deve giocare la Juve, quindi ci becchiamo dopo con Juve-Atalanta. Ditemi voi un po' che ne pensate di sto Milan. Sì, vince, però si può fare di meglio. Dunque ragazzi, questo è il mio post partita per quanto riguarda Milan 1-0 Empoli. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, commenti, condividete la campanellina. E se volete dire una cosa qui sotto i commenti, lasciate un commento sui campanellina, cose importantissime, anche voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate, fatelo. Se volete ditemi la cosa qui sotto i commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento dopo con Juve Atalanta. Bella. Il Milan poteva anche chiuderla, hanno rischiato. Però l'hanno vinta.